sia le carte e se volete far vincere Teo della squadra blu oppure Ari della squadra bianca. Ma dove siamo? Ma dove siete spazziti? Ma cos'è? Ma no, ma tu! Ecco le carte! Andiamo anche la A ridurla così è stata una droga spaventosa, nata qui in Russia, la crocodil, una sostanza che dà uno sballo pazzesco. Ma se per sbaglio il liquido, invece che nelle vene, va a finire nei muscoli, la carne brucia, incomincia a incancrenirsi fino a morire e a staccarsi, lasciando scoperti interi pezzi di osso. Ecco perché si chiama crocodil, perché ti mangia come un coccodrillo. La casa farmaceutica ha scoperto questo giro di soldi. Allora, l'azienda ha fatto un bonifico di 25.000 euro a una Ollus, credendo di finanziare una ricerca. Qui il numero dei pazienti divisi tra adulti e bambini e qui gli euro da investire sui medici. I medici mettevano in cura adulti e bambini in cambio di congressi e soldi. Ogni bambino messo in cura costa allo Stato 1.000 euro al mese, cioè 12.000 euro l'anno. Ogni adulto 600 euro al mese, cioè 7.200 euro l'anno. La cosa ha funzionato. Ibrahimovic con la maglia della Juve, 205 euro. Zanetti, 1.250 euro. E così via. Se proviamo a ricostruire la sua attività di ladro gentiluomo solo con le vittime che abbiamo conosciuto noi, il colpaccio. Tra luglio e novembre, Alisa sfila 10.000 euro in contanti più vari gioielli per un valore denunciato di circa 30.000 euro. A novembre sparisce da lei e si butta su Paola. Passa un mese. Ne abbiamo selezionate 8, quelle più frequenti. Seconda domanda. Qual è il posto migliore dove tenere il cellulare? A circa 2 metri di distanza dallo scatolotto, l'intensità delle onde elettromagnetiche. Queste sono le immagini del cervello di Riccardo prima dell'operazione. Tre carabinieri escono dalla pasticceria. Uno di loro gli intima di stoppare la registrazione e favorire i documenti. Ti interessa lavorare e prendere i soldi o ti interessano solo i soldi? Il sistema degli affidamenti all'interno del Forteto era gestito in maniera completamente fuori controllo. Infatti un bambino, dopo essere stato allontanato dalla sua famiglia naturale, veniva poi affidato legalmente a una coppia della comunità. Ma poi, una volta dentro la comunità, i bambini venivano ridistribuiti come voleva il Fiesoli. La struttura della scuola cinese è molto simile a quella italiana. Prevede 6 anni di scuola elementare, 3 di scuola media e 3 di scuola superiore. I primi 9 anni di studio sono obbligatori e gratuiti per tutti, mentre negli ultimi 3 anni si pagano le tasse scolastiche. Nel polso confluiscono i meridiani. I meridiani sono dei canali che attraversano tutto il corpo e in cui scorre l'energia vitale. Disturbi e malattie si manifestano quando il flusso di energia vitale si blocca. Per sbloccarlo, il metodo più usato è l'acupuntura. Per controllare le informazioni su internet, il governo cinese utilizza più di 30.000 tecnici. C'è una piaga che sta dilagando le nostre città. È la piaga delle slot machine. La televisione italiana in parte sta cambiando e in parte. Ma cosa dovrebbe notare lui? Cosa? La telecamera è una tromba. Senti tu. Adesso ha capito. Ha capito. Una banda di furfanti.